siamo con Gianluca De Maria, ideatore ed organizzatore dello SMAS Mostra Mercato Nazionale di Strumenti Musicali, arrivato ormai alla sua terza edizione. Il punto della situazione di questo SMAS 2008? Salve a tutti, facciamo un piccolo resoconto di questa terza edizione dello SMAS, Spoleto Musica e gli Strumenti, e vi invito innanzitutto a visitare il sito www.smas.it per vedere gli aggiornamenti e i filmati, le fotografie, ci sarà un po' di tutto e magari forse troveremo anche qualche news per già l'edizione futura. Possiamo dire che quest'anno c'è stata una grossa qualità, un salto di qualità anche tra gli espositori. Ci sono state anche due scuole di musica, una di Perugia e una di Spoleto, quindi abbiamo anche avuto un avvicinamento di giovani, talenti, ragazzi che si avvicinano alla musica, quindi stiamo allargando anche questa manifestazione non solo agli amatori o ai professionisti, ma anche ai ragazzi che iniziano a suonare. Per quanto riguarda i concerti, diciamo che oltre al seminario di Gutrikovan ci sono state delle demo, altre demo di Masotti, di BRBS, diciamo tutto positivo perché abbiamo sempre riempito le sale. I concerti ci sono stati poi dei cluster, Gutrikovan Band con David Kilmister. E che dire, il pubblico ha risposto bene, speriamo nella quarta edizione di trovare sempre e di crescere sempre di più anche grazie a voi che ci date questi spazi.